Questo è il nuovo MacBook Ultrabook 1904. Ha uno chassis completamente in alluminio, parte superiore e display. Il display in particolare è un display touch e ha una risoluzione in questo momento di 3200x1800. Sarà disponibile in due versioni, versione glare, quindi lucida, con touchscreen, o versione non glare, quindi standard, per chi non vuole, che non utilizza la parte touch. Naturalmente il sistema operativo è Windows 8 Pro per utenza business. La macchina sarà dotata anche di una docking station, quindi arrivo in ufficio, ho tutti i vari collegamenti sulla mia docking station, mentre sull'unità ho la presenza sulla tua destra, una porta USB, porta di HDMI e, attenzione, della RJ45 nativa, quindi io posso inserire la connessione direttamente. Una volta finito chiudo. Qui abbiamo l'alloggiamento per la SIM. La macchina è stata dotata di un'unità 4G LTE, mentre dall'altra parte abbiamo un'altra SIM, un'altra USB 3.0, l'audio, l'alimentazione e la connessione. Sotto troviamo l'alloggiamento, l'inserimento per la docking station. Inoltre la macchina è completamente configurabile, quindi sarà configurabile a seconda del processore, a seconda della tipologia di disco, dotata nativamente di lettore di impronte digitali, quindi sia per l'accesso alla macchina sia anche per la pre-boot authentication, quindi nel momento stesso in cui accendo la macchina chiede l'autenticazione tramite lettore di impronte digitali. Il software permette anche di conservare delle password all'interno dell'unità stessa, anche queste a livello criptate. TPM, tecnologia UPRO e naturalmente anche la possibilità di cancellare da remoto la macchina in caso di furto o smarrimento. La tastiera è una tastiera retroilluminata, quindi la possibilità anche di lavorare al buio. Webcam e microfono direttamente integrati. Il tutto con un'unità estremamente sottile e di peso 1,39 kg.